Questo programma è offerto da BCC di Napoli, la banca dei napoletani. Formazione SRL, via Domenico Morelli 49, Napoli. A Ciro hanno sparato e viene trattato come un delinquente. Sono arrabbiatissima. Lo ha affermato alle telecamere Antonella Leardi, la madre del tifoso del Napoli gravemente ferito e attualmente in prognosi riservata dopo il delicato intervento chirurgico che ieri sera è servito a rimuovere il proiettile esplosogli contro negli scontri di sabato pomeriggio a Roma, prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli. La donna stamane ha lanciato un appello: aiutateci, non abbiamo i mezzi per un avvocato. Appello raccolto da Angelo e Sergio Pisani, che si sono detti pronti a difendere Ciro in ogni sede. Intanto proseguono le indagini. Il giovane tifoso partenopeo non è l'unico arrestato. Sono stati fermati anche gli altri due supporter azzurri, feriti negli scontri, e Daniele De Santis, il tifoso romanista, accusato al momento di tentato omicidio. Stando a quanto raccontato alla polizia, però, l'ultra giallorosso, che nel 2004 fu l'artefice della sospensione del derby tra Roma e Lazio, non sarebbe stato lui a sparare. Una versione alla quale gli inquirenti non credono. De Santis è in stato di arresto dopo le testimonianze raccolte e i video girati da alcuni supporter azzurri che lo inchiodano. Intanto sui fatti di Roma è intervenuto il sindaco De Magistris, che ai nostri microfoni ha affermato: innanzitutto in questi momenti l'auspicio più grande è che Ciro Esposito si possa riprendere, al di là delle dinamiche dell'incidente che saranno poi ricostruite dalla magistratura, che dovrà far luce su questo episodio gravissimo, criminale e barbaro, perché una rissa, un colpo di pistola, un tentato omicidio al di fuori dello stadio è una cosa inaccettabile. Io ho vissuto una situazione surreale, perché da una parte ero andato, come tantissimi, come la stragrande maggioranza dei tifosi, a vedere una partita di calcio. Volevo tifare Napoli, volevamo portare il trofeo a Napoli, perché Napoli se lo merita la società, il presidente, l'allenatore e i ragazzi. E avevamo difficoltà a gioire, Napoli ha giocato senza tifo, non avevamo notizie precise, eppure io mi trovavo più o meno nei pressi del Presidente del Consiglio e del Presidente del Senato, nessuno aveva notizie precise, anzi poco prima che iniziasse la partita ci è stato sostanzialmente detto che l'episodio che aveva portato al grave ferimento di un napoletano non aveva nulla a che vedere con le tifoserie. Effettivamente pare che non ha nulla a che vedere tra le tifoserie di Napoli e Fiorentina, ma comunque ha a che vedere purtroppo con il calcio, con gli ultras, con una parte di odio che si è scatenato evidentemente da pezzi di tifoserie. Queste immagini, devo dire, sono veramente inaccettabili. Così come anche quell'immagine che ha fatto il giro è dell'interlocuzione con una persona, Genna Carogna, me lo stai dicendo tu, diciamo, che interloquiva con i dirigenti del Napoli e con un giocatore, non è un'immagine anche questa che ci piace, è la stessa immagine che vediamo purtroppo in tantissimi stadi d'Italia. Allora dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare degli stadi. Il luogo in cui vanno i giovani, vanno le famiglie, vanno i bambini, vanno i tifosi, vanno quelli che hanno il cuore pieno di gioia per gioire nello sport. Vogliamo lo sport aggregazione, punto di riferimento, incontro, come cerchiamo di praticare ogni giorno nella nostra città, o sono altri che decidono che cosa si debba fare del calcio, che cosa si debba fare dello sport? Una storia incredibile di degrado umano e sociale giunge da Sarno, paesino in provincia di Salerno. Un'anziana signora di 88 anni, le iniziali sono MO, vive a terra sommersa dai rifiuti tra topi e immondizie di ogni genere. Disidratata, scheletrica e con piaghe sanguinanti, è stata salvata dal personale del 118, intervenuto su segnalazione in un vecchio rudere in via Amendola. Una scena raccapricciante, quella che si è palesata dinanzi ai sanitari, che raccontano così l'accaduto. Quello che ci ha impressionato è questo cumulo di spazzatura che era fuori dell'ingresso della, diciamo,
diciamo abitazione, ma era una casa diroccata. Poi un pompiere è riuscito ad entrare sempre posteriormente e ci ha detto che era quello, cioè quello che stava fuori, cioè la spazzatura era anche dentro, che la signora praticamente stava in un metro e mezzo circa di spazzatura. L'anziana è stata trasferita d'urgenza con un codice rosso all'ospedale di Sarno, dove i medici l'hanno ricoverata e la stanno sottoponendo alle cure del caso. Svolta shock nell'inchiesta sull'incidente del viadotto Acqualonga, dove morirono 40 persone nel 2013. Il mezzo precipitato non aveva fatto alcuna revisione e il certificato mostrato dopo la tragedia era falso. Sono stati indagati infatti due funzionari della motorizzazione civile. Avrebbero violato il sistema informatico fabbricando un falso documento che attestava la revisione dell'autobus. Per questo due dipendenti sono stati indagati per il reato di falso in atto pubblico. C'è quindi un colpo di scena nell'inchiesta sulla strage del viadotto Acqualonga. Il pullman che trasportava i turisti precipitò dal cavalcavia il 28 luglio, provocando la morte di 40 passeggeri. È stata una perizia grafologica a stabilire la non autenticità del certificato. Proprio quel documento aveva attirato l'attenzione dei PM, in quanto privo della richiesta della ditta e della ricevuta di versamento della tassa governativa, facendo così presupporre che fosse stato compilato postumo. La perizia ha quindi accertato la falsificazione dello stesso. Sarebbe inoltre emersa un'altra revisione sospetta di un mezzo della stessa ditta. Grandi manovre nella politica campana in vista delle elezioni del 25 maggio per le europee, ma anche delle amministrative che interessano alcuni importanti comuni. L'alleanza elettorale ANCD-UDC punta ad una percentuale a due cifre alle amministrative in Campania, con l'obiettivo di fare della regione una testa di ponte della futura nuova formazione politica che dovrebbe nascere dopo le elezioni. Lo hanno affermato il sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano di ANCD e l'assessore al turismo della regione Campania Pasquale Sommese in quota UDC, presentando le liste alle europee in un albergo del centro di Napoli. Ascoltiamo i due esponenti politici. Ma in posizione territorio, infatti abbiamo fatto un'alleanza che sta funzionando e mi dispiace che molti ex alleati non l'hanno compresa, quindi molti sindaci sono nostri in comuni importanti dove c'è bisogno di assumersi responsabilità. Credo che è un'alleanza che possiamo definire un nuovo partito. Dal 26 maggio, oltre alle europee, avremo comuni amministrati da nostri sindaci, da nostri consiglieri comunali. Questo ci dà grosse responsabilità, anche che soddisfazione, saremo pronti a farlo. Ma quindi un percorso? Ormai non si può più tornare indietro. Io lancio uno slogan: dobbiamo ricordare da dove veniamo, ma è importante dove vogliamo andare. È l'obiettivo che ci mantiene insieme. Noi siamo al governo per riforme fondamentali, siamo nei comuni per fare cose fondamentali. È importante cosa vogliamo fare. Molte volte le barricate diventano più una tattica, noi non amiamo tattiche. Anzi, io riterrei una lettura attenta e colgo l'occasione per dire che il primo esempio unificante che stiamo registrando è il nuovo centrodestra UDC. Basta pensare che nella sola provincia di Napoli, su 8 comuni al voto, ben 6 sono alleati e 5 con un unico simbolo, NCD-UDC, il simbolo presente anche agli europei. E rispetto alla debolezza che abbiamo avuto modo di vedere dei partiti di questi anni, c'è un primo momento unificante e noi lo registriamo oggi e credo che il 25 maggio avremo l'occasione di vedere come sarà apprezzato in tutti i comuni la presenza di sindaci, di rappresentanze, di amministratori comunali all'interno delle proprie città. E credo che questa campagna elettorale delle europee e delle comunali debba servire per unificare i gruppi unici in tutti i comuni dove non siamo andati con lo stesso simbolo, così come alla Regione Campania, così come nel Parlamento nazionale. Convegno a Napoli della Federazione Nazionale dei Partiti Regionali Democristiani nei saloni dell'Hotel Ramada sul tema Restituiamo potere ai cittadini. Dopo un breve saluto del vice segretario regionale Luigi Napolitano, che ha chiarito il significato del convegno, hanno preso la parola numerosi esponenti locali del partito, tra gli altri il presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Raimondo Pasquino,
l'assessore provinciale Massimiliano Lafranco, il consigliere provinciale Massimo Filoia, presenti anche esponenti politici di lungo corso, tra i quali il segretario nazionale dei Democristiani, Ugo Grippo, che ha spiegato. Dare vita ad un movimento che possa essenzialmente riaffermare non soltanto i valori intorno ai quali abbiamo creduto, quelli della sussidiarietà eccetera, ma essenzialmente dare un contributo a creare una nuova classe dirigente che sappia guardare al futuro, che sappia inquadrare il nostro paese nel contesto europeo e che sappia fondamentalmente dare consolidamento agli istituti democratici e alla libertà che è stata con tanta fatica dai nostri antenati costruita. Interessanti le riflessioni del Presidente del Consiglio nazionale Luigi Baruffi, di Pietro Mastranzo, componente della direzione nazionale, e di Grignolio Massimo, componente della direzione nazionale. Napolitano, ai nostri microfoni, illustra il senso dell'iniziativa. Abbiamo capito che il nostro movimento sicuramente avrà un'ascesa concreta, anche perché noi vogliamo stare vicino al cittadino e il cittadino oggi ci ha dimostrato che vuole la nostra assistenza, quindi il nostro futuro lo vedo abbastanza roseo. Ogni giorno veniamo bombardati dai raggi cosmici che arrivano in continuazione sulla Terra, sprigionati dal Sole o dalle stelle. E questa mattina il Comune di Napoli, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha presentato all'interno del metro Toledo il progetto di un telescopio all'interno della stazione che permette di catturare e verificare l'incidenza delle particelle cosmiche appunto sugli uomini e sulla Terra. L'inaugurazione si è tenuta questa mattina all'interno della stazione della metropolitana di Napoli. A presentarci il progetto è stato l'assessore Guido Trombetti, che ci ha parlato del rilevatore di raggi cosmici. Sì, è un oggetto che mostra come i raggi cosmici attraversano i corpi. La finalità è di grandissimo interesse. Noi dobbiamo stimolare i giovani a studiare le discipline scientifica. Centinaia di queste particelle ogni giorno quindi ci attraversano e arrivano anche nel sottosuolo, in un tunnel a 40 metri, proprio come quello della metropolitana. Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ai nostri microfoni ha così spiegato. E dunque, intanto si vede quante particelle passano sulla superficie di quel dispositivo, dopodiché uno la può paragonare con le proprie dimensioni, quella del corpo umano, fare un rapido conto e capire quanti di quei raggi cosmici passano anche attraverso il corpo umano. Tenendo conto che qui siamo sottoterra, quindi in un certo senso protetti e schermati, mentre alla superficie ne prendiamo molti di più. Oggi, rilevando i raggi cosmici attraverso esperimenti sotterranei, sulla superficie terrestre o nello spazio, i fisici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ricavano informazioni preziose sull'evoluzione e la composizione del nostro universo, proprio come ci ha spiegato Attanasio Candela ai nostri microfoni. I cittadini napoletani questa mattina vedranno praticamente quello che normalmente nessuno vede, cioè i raggi cosmici, sono delle particelle invisibili che attraversano la Terra e noi stessi. Considerate che in un'ora 100.000 particelle prodotte dai raggi cosmici ci attraversano, quindi siamo praticamente una vera e propria groviera. Si è concluso con numeri da capogiro, ma anche in una giornata con le casse chiuse per un intervento di SEA e Forze dell'Ordine, il Comic-Con, salone internazionale sul fumetto che si è svolto negli spazi della mostra d'Oltremare di Napoli. Anche ieri migliaia di giovanissimi hanno affollato le sale ed hanno potuto anche assistere alla presentazione di Gloss Graphic Novel, il lavoro di Francesca Scognamiglio Petino, disegnato dalle gemelle Rosa e Carlotta Crepax, nipoti del celebre Guido. Nello spazio allestito dal padiglione 1, il fumetto della Roggiosi è stato illustrato nel corso di un'intervista con l'autrice, realizzata da Lucilla Nele, speaker di Radio CRC. Interessanti le novità è la seconda pelle del fumetto, nato dal romanzo. Qual è la novità di Gloss che viene presentata al Comic Con quest'anno? Gloss riporterà all'interno del graphic novel, come già era nel romanzo, un fashion brand Lorenza Blanche inventato da Laura Forbes, protagonista e vittima in Gloss. Lorenza Blanche diventa un fashion brand reale, sarà lanciato in Italia e anche all'estero con una linea di shirt e come ogni fashion brand che si rispetti anche questo avrà il suo AD, l'art director Lorenzo De Caro, che è un giovane blogger molto molto bravo che ha già 12.000 follower su Instagram.
Ci sarà un secondo Gloss, ci stiamo lavorando, ma intanto questo che è diventato un graphic novel e quindi ha aperto verso questo mondo molto magico e particolare del fumetto e del cartoon, è molto probabile che diventi appunto un cartoon nel 2015.